Maestro, c'è anche una frazione molto sonnolenta della città di Formia che è Nettuno. Cloroformia! Cloroformia! Nettuno! Per favore, ordine, capisco l'intensità avere una star così in onda. Capisco. Calma, chiamate la sicurezza intanto, per favore. Mi sento Letterman. Calma, per favore, allora le fan là fuori che glielo vogliono ciucciare. Dopo, faccio una battuta, maestro, per favore. Pubblico, per favore. Allora, per favore, e sai come si dice a una famiglia di un preservativo morto? No. Purtroppo no. Condom Jans. Potrebbe andare in radio uno zoo criminale e vedere in gabbia quel rachitico di merda. È il più bello del e mondo. E dare aiuto, è scappato leone. Puoi vedere di nascosto l'effetto che fa. Sai che Alan è l'anagramma di Anale, qui lo cerca l'ispettore anale. E Manzone è costretto a scappare dall'Italia perché è un evasore. Libertà di pensiero, opinione, privilegio per poche persone. Dallo stereo parte una canzone. Lo zoo è una religione. 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 Ascolto la fan, non sento più reggae, non ho nessun fan. Non ho più la testa per fare qualcosa, io non riesco a dire più la verità. Non rispondo se chiama la zia, se vedo un leone io non scappo via. E poi cazzo io non chiedo scusa coglione, nemmeno se mi chiama il vendicatore. Odio lo zoccole, odio le zoccole, odio anche Anan perché non c'ha zoccole. Odio anche Zun, lo zar e lo zen. Odio lo zoo se lo odio anche te. Odio sto jingle perché me l'ha imposto sta merda di macho, manco lo conosco. Mi parli di Poppy, di Pippo e di Spine, ma sai che lo zoo io non lo ascolto mai. Lo zoo è una religione. Ragazzi, io volevo fare un applauso ad Alan Caligiuri. Bravo. Senza stare a entrare nel dettaglio, ha fatto una promessa, l'ha mantenuta ed è stato veramente per la prima volta un ometto. Bravo Alan. Bravo. Se volete sapere di più andate sulla pagina di Facebook dello Zoo. Non vogliamo mai più parlare di quella parentesi. Bravo. Mai più. Se qualcuno ci chiede ma dove cazzo è Alan oggi? Alan è impegnato a organizzare questo grande compleanno di sua moglie Santina. Sapete che 9 giugno è il suo compleanno. Allora dobbiamo organizzare il ristorante, robe, cazzi, mazzi, inaugurazioni, negozi, puttane, sborerie. Ecco, lui ha cominciato dalle puttane, quindi ha fatto il percorso a ritroso per tutto il weekend. Senti, a proposito di prostitute, allora nel carcere di Ascoli Piceno c'è un boss mafioso, no? A cui hanno dato il 41 bis. E vabbè, fin qua tutto normale. Questa persona si lamenta del fatto che nonostante il giudice di sorveglianza di Macerata abbia detto sì. Hanno deciso per il momento di non dargli riviste porno che lui tanto desidera. Ora, Marco, lo sai perché sono i pizzini, Marco? Perché hanno paura che ritagli i cazzi. Qualcuno ha detto. Ha paura che coi cazzi faccia delle scritte sospette dal viale. Perché un altro, sai che le canti i cazzi. Marco, poi dopo tanti anni anche la trama delle docce è un po' stufa. Cioè, in effetti. Però, sapone. Però cazzo, io dico uno che è costretto a stare in carcere, almeno il giornaletto porno, perché sennò finisce a. Poverino, solo un 41 bis. Cioè, poverino è nel senso, poverino, non in quel senso. Tu pensa che addirittura gli hanno cancellato la memoria per non fargli ricordare le scopate passate. Pensa che accanimento che c'è stato alla giustizia. Che poi io dico, loro sono preoccupati che magari all'interno del giornale qualcuno abbia modificato delle pagine per lanciare dei messaggi. No, i cazzetti, è proprio la posizione in cui sono indicati i cazzetti. Oh, ma stai scherzando, i cazzetti è una roba pericolosissima. L'unica cosa di cui devono preoccuparsi è quando restituisce il giornale ci saranno delle pagine con della colla. Chi scolla per vedere se ci sono i pizzini. Magari lui evade un dito alla volta mettendosi nei giornali. È un attimo scappare così, 12 anni ce la fa. Si taglia un pezzo. Poi lo ricompongono fuori, certo. A forma di cazzo. Che esce dai capelli la lingua. Non farei troppo lo spiritoso perché siccome la legge in Italia fa uscire la gente dal carcere molto facilmente, se questo sta ascoltando esce, caro Ivoavido ti fa un culo così io godo poi. Però Marco, come godo? Ragazzi, oggi possiamo sfatare la credenza comune che in carcere la gente se lo mena. Anche se senza pornazzi, voglio dire. Questo vuol dire. E con la fantasia?
Attenzione, perché il maestro si arrapa con gli unicorni e gli arcobaleni. Ah no, cretino. Lui cerco di tradurre, perché lui parla una lingua elevata, sì, rispetto alla vostra, vostra da ignoranti di strada. Lui proprio esce fuori con frasi a caso, prego. Sì. Posso, maestro, prego, spiegare, prego, io? Prego. Grazie, io prendo le sue feci, maestro, e gusto ogni sera. Allora anche sotto i piedi, certo. Fai le mie feci, allora. Grazie. Intendevo dire, maestro, che lei è talmente intelligente, ha una testa così funzionante, che lei riesce a spruzzare pensando alle volte precedenti, esatto, con altre donne, alle volte celeste, esatto. Quella volta, una volta è stata, però una volta bella. Allora Gigi, scusa, spiegaci un attimo, Gigi, entro così a gamba tesa, spiegaci le tue fantasie, esatto, la tua fantasia più ricorrente durante l'autoerotismo. Mi rimane sempre il latte col Nesquik. Cioè, okay, e poi i pomeriggi intensi, ragazzi, a guardare di mumbo. Allora, ci sono delle volte dove la parte è. Quale parte? Perché due sono le parti, no, in causa. La parte femminile. La parte femminile, sì, okay, è asciutta. Sì. È asciutta. In inglese si dice dry. Facciamo anche il poliglotta qua. Ma capisci, capisci, porca puttana, certo. Ma chi vi ho messo in studio? Infatti, la domanda che ci facciamo di giorno. Io, prego, ho inventato, continui, un metodo infallibile. La burrata, tu scopi burrate. Il latte col Nesquik, ovviamente freddo. Freddo, beh, certo. Freddo, certo. Profilo, lo dove lo mette, maestro? Lo metto prima sull'ombelico. È anche una cosa molto, diciamo, sì. Quanto ne mette? Tu versi il latte dall'ombelico, quello piano piano va giù. Va giù, immagino il sapore. E tu che metti alla fine il cucchiaino per girare. Il biscotto. Ma senta, lei due peperonate al delfino del Galak, non neanche. No, no, il peperone mi fa schifo. Wow. Ecco, e comunque provate a casa. Bene, provate. Grazie, maestro, grazie. Ma adesso dobbiamo collegarci con uno che fa veramente brutto, perché ritorna lui, ragazzi. Massimino da Quarta.